Ciao a tutti e benvenuti, bentrovati nell'angolo dell'unico sbabbo. Il 22 agosto di quest'anno, mentre io ero in vacanza, avevo recensito la Drag X Pro, questa qui. E vi avevo lasciato con una promessa. Io sicuramente quando tornerò dalle vacanze andrò a fare un video specifico per ciò che riguarda tutte le pod della versione drag, quindi le PNP e le TPP, sia le pod da Flavor sia la pod MTL, perché sono curiosissimo di capire come si comporta utilizzando il singolo foro. Allora, andiamo per ordine. Drag X Pro e Drag S Pro. Differenza. Vi ricordate? Una con batteria, questa che ho in mano, 18650 o 21700, sostituibile, l'altra con batteria da 3000 mAh. Io qua sopra, per iniziare, ci ho montato le PNP Tank con le coil PNP. In questo caso ho una coil da 0,6, me la porto in automatico a 25 watt e vi faccio vedere che con l'aria tutta aperta funziona. Ora è un po' che non utilizzavo, sta coil è un po' allagata. Vediamo se funziona il tiro automatico. Funziona anche il tiro automatico. Quindi, Pod Tank PNP Passed. Andiamo a prendere, vabbè, questo è scontato che funziona, è inutile che ve lo faccio vedere, il TPP, questo funziona, esce con questo in dotazione, deve funzionare per forza. Andiamo a prendere poi, ve lo ricordate? Il PNP, non mi ricordo come si chiama, questo vi permetteva di farvi le coil da solo e di avere un atomizzatore che va montato proprio su tutte le drag da Flavor barra Cloud. Lo vado a posizionare. Mi riconosce la coil da 0,45, me lo porta a 30 watt e vediamo se funziona. Poco. Per questa coil i 30 watt sono pochini. Lo portiamo in RBA. Aumento questi 30 watt e li porto a 40 watt. Ragazzi, funziona. Quindi funziona anche con questo strumentino qui. E funziona anche in tiro automatico. Adesso le coil andavano sostituite, qui sono qui da mesi e mesi. Poi, se vi ricordate, vi ho parlato di due prodottini che ce li ho qui, ve li faccio vedere per bene. Di due prodottini non fatti dalla WPU, ma che possono essere montati direttamente su questo. Poi metterò i nomi dei prodotti perché non me lo ricordo, di questi atomizzatori, che vi permettono di essere utilizzati in tiro di guancia. Qui il gioco forza è dettato dal pin interno, ve lo ricordate, quindi qui la regolazione dell'aria non serve. Io lo vado a mettere, entra un po' stretto, ok. E ritorno in modalità RBA, scusate, in modalità smart, lo tolgo così e lo vado a riposizionare, me lo porta a 15 watt. Funziona. Togliamo questo, montiamo il secondo che mi hanno mandato, che è questo qui. Di tutte queste trovate la recensione. Questa c'ho la coil da 0,8. Me lo porta anche questo a 15 watt. Funziona. Vediamo se funziona in tiro automatico. No, proviamo a chiudere. Scusate, queste parole le faccio con voi. E funziona anche in tiro automatico. Quindi, fino adesso ci siamo. Ma prima di andare a provare questo, che è quello che molti di voi mi hanno chiesto, che è il PNP MTL da tiro di guancia, sempre di casa WPU, vi faccio vedere che c'è la possibilità di andare a montare l'atomizzatore. Anche... no, scusate. Scusate. Andiamo a montare questo. Il PNP MTL. Un solo forellino
da un lato e uno dall'altro. In questo caso coil da 1,20 e me lo porta a 12 watt. Tiro un po' arioso per i miei gusti, chiudo tutto. Il tiro resta arioso. Comunque si può fare, vediamo col tasto. Col tasto si può fare, quindi vi dico, vediamo, riproviamo col tiro singolo prima di dirvi castronerie. Vi dico che se avete questa Drag X Pro e volete provare con le coil prefatte di Casa WP un tiro MTL, un tiro da guancia, e utilizzare questo accessorino qui, funziona, mi sono meravigliato anch'io, ma funziona. Non vi aspettate un tiro chiusissimo, però esce fuori un buon tiro MTL. Per chiudere il cerchio di questa Drag X Pro, ve lo devo far vedere prima, ho anche l'adattatore per montarci sopra gli atomizzatori con attacco 510, ci andiamo a posizionare così. Lo inseriamo, vedete, diventa una classica box con attacco 510. Prendo il mio amato Nautilus 3, me lo vado ad avvitare, così. Qui ho montato le nuove coil a mesh da un ohm, ma ahimè me li legge sempre da 1.2. Pazienza. Sono a 12 watt. Che spettacolo ste coil, vi farò un video anche di queste coil. Ragazzi, abbiamo chiuso il cerchio, quindi, ricapitolando, PNP, TPP, DRAV, qualcosa del genere, che era questo, che vi permetteva di fare coil da soli. Due atomizzatorini da guancia, andate a vedere la recensione, entrambi funzionano bene, ma non vi dico nulla, andate a vedervi la recensione, vi metto i nomi perché non me li ricordo. Il PNP MTL Pod Tank funziona anche, in più ci potete utilizzare l'adattatore e montarci, ve lo faccio vedere, guardate che figo così, eh? Che bella combo, e montarci il vostro atomizzatore preferito. L'abbiamo chiuso il cerchio? È quello che vi ho promesso quel lontano 23 agosto, oggi è davanti agli occhi di tutti. Nei commenti fatemi sapere se volete avere maggiori informazioni o volete sapere, avere altre curiosità su tutta la linea Drag. Ce l'ho tutta, la conosco bene, non c'è gente in Italia che conosca la linea Drag meglio di me, accetto sfide. Non c'è assolutamente nessuno recensore in Italia che conosca la linea Drag della WP meglio di me, e su questo accetto sfide. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciate il classico e consueto pugno di like, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, attivate la campanellina, seguiteci su tutti i social, andate a vedervi tutti i video e condivideteli, e come dico sempre, svapate tutti, ma svapate in sicurezza. Ciao ciao, alla prossima! Pensavo fosse un video di 3 minuti, ma leggo 10 minuti e 35. Mamma mia. Ciao! Stacchiamo, va?